Buonasera, buonasera e ben ritrovati a intorno alle 9. Al centro della nostra puntata di questa sera, la Toscana delle Donne. Che cos'è la Toscana delle Donne? Il primo sito narrativo sulla parità di genere nato in seno alla Regione Toscana, uno strumento utile per raccontare le politiche della regione e offrire informazioni sulle opportunità, gli appuntamenti e sulle storie delle donne. In questi nostri speciali vogliamo quindi raccontarvi le storie di tante donne del nostro territorio che si sono contraddistinte nei rispettivi ambiti. Di lavoro o di vita personale. E questa sera abbiamo una grande protagonista, un'attrice di cinema e teatro assolutamente pratese. Buonasera e benvenuta Valentina Banci. Buonasera. buonasera. Valentina, grazie innanzitutto della disponibilità perché sappiamo che sei sempre in giro per l'Italia con i tuoi spettacoli. Quindi grazie per il tempo che, che ci dedichi. Mi permetto di darti eh, del tu. Ecco, partiamo subito dal tuo grande impegno: dicevamo a teatro e al cinema nel dare corpo e voce a tanti ruoli femminili, ruoli di donne, di diverse donne del passato, del mito di ieri, di oggi. Eh, quante donne hai interpretato? E soprattutto c'è stato un fil rouge che in qualche modo ha unito tutti questi personaggi. Quante non saprei dirti perché Tantissimi. ormai <ride> sono diciamo sulla scena da... 30 eh, anni? anni 90. Eh sì, mi sono diplomata nel 93 e quindi, e quindi sì, eh, sono tanti, tanti anni. E ho avuto la fortuna di interpretare sempre bellissimi ruoli. Eh, al femminile per adesso, ma non è detto che in futuro certo. sia sempre così. E, e appunto, come sottolineavi, sia di drammaturgia contemporanea, quindi magari figure che appartengono più ai nostri giorni, alle epoche a noi più vicine, ma anche molte figure che appartengono al mito del passato. Uh, per me questo non fa molta differenza, devo dirti, nel mio approccio diciamo, attorale, di studio e di ricerca al personaggio. La differenza è ovviamente nel linguaggio, questo non solo da un punto di vista drammaturgico, ma anche nel linguaggio di chi dirige poi. Uh, sicuramente sono state figure di donne quasi molto sempre forti. molto forti, sì, uh, direi anche con una forza spesso rivoluzionaria, alle quali però... Ho sempre cercato di regalare delle incrinature, delle debolezze umane, perché non siamo certo. nessuno di noi esente, non neanche neanche queste grandi eroine poi in fondo lo sono state. E ecco, quindi sì, forse anche un po' per, per questioni caratteriali, spesso eh, suggerisco no? questo tipo di forza, di carattere indomito. Però cerco sempre poi inaspettatamente di, così, di trovare delle, delle incrinature che in qualche modo rendano il personaggio empatico e vicino alle, alle debolezze dell'uomo. Guardando anche alla tua storia personale, dicevi giustamente, eh, ti sei diplomata all'Accademia Bottega Teatrale di Vittorio Gasman nel 1994, da lì non ti sei più fermata. Eh, quando hai capito nella tua vita che eh, fare l'attrice era quello che desideravi per il tuo futuro e come hai vissuto questa aspirazione sin da bambina? Eh, sì, da bambina è la domanda giusta, perché forse l'ho capito da bambina, senza capirlo così chiaramente, ma qualcosa dentro di me agiva da sempre, no? Quindi, sai, quelle cose che gli attori raccontano, ma che spesso sono comuni a molti di noi dalle recite a scuola, quindi questo desiderio proprio di partecipare, di, oppure um, i teatrini messi su in famiglia, a casa, nei quali coinvolgevo tutti, dai fratelli a, ai cugini. <ride> e, quindi c'era già dentro evidentemente il germe di qualcosa che poi negli anni dell'adolescenza mi, mi ha indirizzato verso, verso il teatro, la scena e poi l'essere attrice. Io dico il teatro perché per me... Uh, non so, è, è stato è quello il luogo che, più, che ho sempre riconosciuto come espressione massima dell'essere dell'arte dell'attore, ma questo non per poi essere snob con altre forme certo. d'espressione espressione. <ride> e, quindi non so, ecco non saprei dirti, il, il momento esatto, sicuramente è qualcosa che dentro di me si è mosso da sempre. E, e nel tuo percorso professionale hai mai incontrato ostacoli? Nell'essere appunto donna, donna di scena, donna attrice, hai mai subito delle situazioni di pregiudizio o difficoltà particolari? Oh, guarda, um, se tu mi parli di ostacoli mh, non li collego all'essere donna perché nel nostro ambito gli ostacoli sono proprio legati alla possibilità di sopravvivenza e di sopravvivere esprimendo. Uh, quello che, che è il, la propria vocazione. Quindi sì, molta difficoltà, molti ostacoli ancora oggi perché poi soprattutto riguardo al teatro è un lavoro che non ha mai delle, delle sicurezze massime, non so come, quindi devi convivere eternamente con questa incertezza del futuro. E poi proprio difficoltà soprattutto per chi come me ha anche una spinta a fare delle cose autorali, a essere anche fautrice in parte dei propri progetti. Una difficoltà grossa a, a poterli realizzare, e perché insomma sappiamo che è un paese dove l'ambito della cultura è sempre relegato. Se non all'ultimo, al penultimo posto <ride> in ordine di importanza. E Quindi, perché eh, quindi, vuole farsi ecco, strada in un ambiente di questo tipo: Sì, è, strada, è o non so se, se parlerei di farsi strada, però sì, insomma, per chi ha volontà di realizzare delle cose in cui crede non è così semplice. Quindi gli ostacoli li vivrei più in questo senso. Poi, in quanto donna, sì. Ci sono state delle esperienze anche brutte, soprattutto quando ero molto giovane, quando magari sei meno, meno sgamata, diciamo così, e ti fidi più del prossimo. Ci sono state delle situazioni dalle quali mi sono dovuta difendere perché l'approccio di alcuni registi è stato più... Da un punto di vista appunto sessuale, proprio per dirlo fuori dai denti, che non, che non di, di interesse artistico. Questo penso purtroppo accomuni molte, certo. molte di noi. Eh, rispetto alla tua carriera ci sono stati alcuni progetti particolarmente interessanti, come ad esempio il film Il Domani di Laura. Che è un è un film diretto e scritto da Costantino Maiani in cui si affronta un tema importante e purtroppo urgente, lo vediamo ancora oggi dalle nostre pagine quotidiane di cronaca, che è quello della violenza sulle donne. Come ti sei preparata per quel personaggio e mh, come ti sei avvicinata anche a quel dolore? Ma guarda, la mia preparazione fondamentalmente è stata quella di, di leggere molto bene questa sceneggiatura, che era molto ben scritta e. E avevano collaborato alla sua stesura anche psichiatre, psicologhe, persone comunque operatori diciamo, che, che lavorano nell'ambito della violenza alle donne che hanno affiancato Costantino Maiani nella scrittura. Quindi sicuramente quella è stata la mia preparazione perché era talmente puntuale, talmente precisa e poi anche ovviamente facendo risuonare dentro di me purtroppo esperienze di persone a me vicine o meno vicine che hanno vissuto mh, capita nella vita perché è tristemente consueta questa cosa che qualcuno di noi abbia qualche amica, qualche parente eh, che abbia subito violenza nel corso della Come vita. Come lo no? definiresti? Un problema culturale, sentimentale, un problema appunto di che tipo? Beh, sì, rispetto al tema della culturale. violenza sulle donne, ovviamente. Penso sia molto importante che i figli siano cresciuti <ride> con, uh, con un'attenzione, una sensibilità e nel nome, ehm, nel nome di un'apertura proprio, di un'accoglienza, no? perché poi questo in fondo è un problema culturale, nel senso che, ri che riguarda il tema della diversità in qualche maniera e anche oltre poi ovviamente a questo mito della forza e, e della mascolinità intesa come... Eh, come dominio certo, come controllo <ride> come, come controllo in qualche sì, modo esatto. quindi ripartire dall'educazione dei giovani potrebbe essere una chiave sì dei giovani e per noi madri dei propri figli che eh, già, eh, già sarebbe già tanto che è una bella impresa ecco la tua schema delle donne è anche lo dicevamo in apertura un laboratorio per costruire una società che riconosca alle donne il giusto peso in tutti gli ambiti della vita eh, a tuo giudizio oggi le donne che fase vivono che cosa resta da fare soprattutto cosa magari la politica non ha ancora intercettato dei bisogni delle donne nel sostenerle? Um, questa è una domanda molto complessa. Ti dico solo che poco tempo fa sono stati dati Davide Donatello a, a, al cinema no, del cinema italiano, e mi ha colpito molto una grande um, uh, produttrice del passato, che è stata la prima produttrice donna nel mondo che sul palco ha detto, gli hanno fatto questa domanda, ha detto ma lei come donna in questo mondo che allora specialmente era proprio certo. prettamente maschile, le ha detto ma allora non c'era molto questa divisione tra il maschile e il femminile, no? cioè, oggi è bello che ci sia in fondo questa, questa attenzione, però io non credo che debba diventare il tema, diciamo che quando questo non sarà più il tema allora vorrà dire che qualcosa è veramente cambiato. Quando la questione saranno le quote azzurre piuttosto che quelle rosa, allora <ride> potremmo finalmente parlare di. Però credo ecco, che sì, si debba fare molto, ma senza mettersi per prime in una posizione di, di esclusione, no? di, cioè stare dentro un meccanismo e sicuramente però, questo sì, um, non farsi strada su dei modelli maschili, perché mm. questo spesso è la grande cosa. Il Quindi inganno non ci deve essere concorrenza, si... ma un patto con gli uomini. Ci deve, no, ci deve essere sì, un patto con le donne, nel senso bisogna avere la forza di portare eh, avanti una dimensione femminile, invece spesso si, si, si combatte, diciamo così, per farsi largo con, uh, con mezzi e con uh, modelli maschili, no? E questo ecco. è controproducente, tu dici. Beh, lo trovo poco interessante, eh. sì, anche controproducente perché poi alla fine eh, è vero, ma se ci sono delle donne al potere che sono più maschi dei maschi non è che, si, che, 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 che ci saranno delle grandi rivoluzioni all'interno della, de, della razza umana. Siamo in chiusura quasi della nostra puntata, ma io voglio veramente ehm, al termine citare uno degli ultimi lavori che ti ha visto protagonista, che è Fedra al Teatro La Pergola, diretta per l'occasione da Elena Sofia Ricci, che ti ha fortemente voluto per questo ruolo. Che esperienza è stata e anche in questo caso la collaborazione tra donne? Guarda, è stato molto bello, tra l'altro questo è stato un anno molto al femminile per me, proprio a livello di collaborazione. Mm. Eh, sul, sul lavoro e in teatro. Perché questa con Elena è stata una bellissima esperienza. Elena la conosco da molti anni, abbiamo fatto un film insieme nel, 90, nel lontano 98 e poi lei ha continuato a seguirmi in tutte le mie esperienze teatrali con tantissima affetto E ha seguito curiosità. anche la tua crescita. Sì, eh, in questo senso è, è un essere raro, perché è veramente molto interessata. Quando incontra qualche artista lungo la sua strada che la le interessa lei, veramente è una capace di prendere gli aerei e venirti a vedere, non so, dall'altra parte dell'Italia, de dell no? E quindi, negli anni abbiamo sempre avuto questo desiderio di incontrarci sulla scena e, per questa sua prima esperienza da regista, mi ha chiamata, mi ha voluta fortemente per questa, per questa fedra. E aveva debuttato ad ottobre mh, al Teatro Quirino di Roma, adesso siamo stati in scena da poco al Teatro della Pergola e è stato veramente, veramente bellissimo. Abbiamo avuto un un ritorno d'amore da parte del pubblico meraviglioso. E poi appunto venivo da esperienze quest'anno molto al femminile, sia in un, di un testo di Carol Churchill, che è una grandissima drammaturga inglese, con la regia di Monica Nappo, dove eravamo solo donne in scena, e poi appunto questa cosa di Elena. E, e quindi, e quindi è insomma è stato, stato molto... un anno contraddistinto in particolare sì, dalle collaborazioni sì. tra donne fruttuose. Infruttuose, sì, sono state bellissime esperienze. Grazie, grazie a Valentina Banci per la tua disponibilità, e allora ti seguiremo nelle tue tornee in giro per l'Italia. E lavoro. col Monteferrato Festival. Parlando di sì. Prato, dal 12 al 21 luglio alla cava di Marmo Verde di Figline, Vi ci saremo per la terza edizione. Ci saremo Festival. certamente. Grazie ancora, Valentina grazie Banci. Grazie a voi, grazie. E grazie a tutti voi per averci seguito. Un buon proseguimento di serata sulla nostra rete. Arrivederci.